Tesogus, intanto come stai? Un po' che non ti rivedevamo in campo, sensazioni? No, sto meglio adesso perché ho la pubalgia da un po' di tempo, ma comunque sto meglio, sto lavorando per stare appunto bene, il mister sta facendo le sue scelte, io le accetto perché siamo tutti forti, quindi sono sempre pronto comunque. Intanto in amichevole è arrivato il gol, che male non fa. No, mancava, anche perché non ne ho fatto solo uno quest'anno, quindi non fa mai male. Tesogus e Zeman, all'esordio titolare con il Boemo, poi hai detto tanta panchina, ma hai svelato di avere questo problema. Sì, diciamo questo problema ce l'ho da un po' di tempo, però io credo che il mister non mi sta mettendo per questo. Secondo me sicuramente gli altri stanno facendo meglio, io dovrò impegnarmi sempre di più per convincerlo a farmi giocare. Le ultime due in campionato, un bel Pescara sempre più zemaniano, è la strada giusta secondo te per i playoff? Sì, sono sicuro che arriveremo ai playoff ancora facendo prestazioni ancora più belle di quelle che abbiamo fatto queste ultime partite. Torniamo a Catanzaro per un flash, 15.000 spettatori, stadio pieno, città in festa e un bel Pescara in campo. Sì, lo stadio del Catanzaro bellissimo. Noi abbiamo fatto una bella partita, sicuramente meritavamo di più secondo me, però è andata così e quindi siamo stati in grado di affrontare il Catanzaro che comunque è sempre stata la prima del campionato, quindi vuol dire che possiamo lottare con tutte. Dopo un periodo di rodaggio di inizio anno sei diventato titolarissimo del Pescara, poi c'è questo momento in cui Zeman non ti ha messo in campo, quanto manca Tesogus per tornare lì nel terzetto, nel tridente offensivo? Io sono pronto sempre, ovviamente sto aspettando che il mister magari mi faccia giocare titolare, ma accetto le decisioni e sono sempre pronto anche per subentrare. Magari non lo troverai nella tua corsia domenica, ma torna De Marino allo stadio Adriatico, so che eravate molto amici, che gli dici a Davide? No, lo saluto ovviamente, poi magari ci becchiamo anche a fare l'uno contro uno, vediamo cosa succede. Chi lo vince? Ah, spero io. L'ultima, Tesogus e il futuro. Cagliari ti ha blindato, tornerai in rosso-blu? Per adesso credo di sì, dovrei iniziare il precampionato con loro, poi vediamo cosa succede.